una rondine non fa primavera, adesso attendiamo la seconda, soprattutto per gli atteggiatori Dortmund che dopo avvio complicato sembrano essere partiti. Possono inserirsi alla lotta ai primi posti? Per rispondere a questa domanda, mettiamoci comodi e godiamoci Atteggia Dortmund, Atletico Madrid, valida per la quarta giornata di un league. Buonasera da Riccardo Cardarella e buona partita a tutti. Bellissimo, è stato un peccato perché è interessante. Tormina, Coronella, lancio lungo a cercare Chiarelli, che è tutto solo, finire solo per Chiarelli! Glanz blocca lui! Chiarelli, vantaggio Atletico Madrid, qui un imperfetto Cimino, non può evitare il vantaggio dell'Atletico 1-0. Putrone, lo presti, Bocacciare, lo presti! Faraone completamente a farfalle e il pareggio di Pepito Lopresti 1-1, una bomba di Lopresti. Porta ancora Lopresti, si allarga però è chiuso da due avversari. Allora rintana per Ciulla. Ciulla può calciare altrimenti. Ciulla, deviazione di... Il tiro di Putrone e Faraone fa una gran parata mettendo in corner in controtempo. Corrao. Direttissima di Chiarelli che prova a puntare Cimino, non lo supera ancora Corrao. Un tunnel a Cimino, deviazione ancora decisiva del portiere, vediamo se c'è corner, non è così. Chiarelli, Santoro, Santoro, avanza, Santoro può calciare, invece sterza ancora su Putrone. Santoro, manda la palla, Santoro può calciare, Santoro vede il palco a Cimino, chiude anche quello, gran parata di Cimino in corner. Palla sul fondo, ma era difficile da lì. Lancio lungo, l'ho preso che è tutto solo Soletto lì, lasciato dalla difesa degli Atletico. Recupera immediatamente Coronella. Appoggia Ciulla. Ciulla può puntare, Ciulla può calciare adesso. Ciulla invece il rampone per Lopresti! Ma che gol degli Atteggia! Ma che assist di Ciulla! E che tocco di Pepito Lopresti! 2-1! Per Tormina, Tormina prova il varco centrale, lo trova la Ciulla ancora a lanciare Lopresti, Lopresti ha toccato con Faraone, Lopresti, Faraone già l'aveva raccomandata lì e poi palla fuori sul tiro di Ciulla, super. Chiarelli, Corrao, Corrao ancora per Chiarelli, altra azione perfetta stavolta dalla parte opposta da Atletico Madrid, che doppietta di Chiarelli, ma che assist di Corrao, 2-2. Saieva ancora Corrao, non trova il varco, la chiusura di Saieva che prova a breccare 3 contro 2, Saieva ancora per Lopresti, tutto solo, Lopresti punta Tormina, si accende Lopresti, lo supera per Putrone, Putrone in mezzo per Saieva e stavolta sarebbe stato clamoroso se l'avesse sbagliato, 3-2 per l'Atteggia, stavolta sì, Saieva non sbaglia. Lopresti, si gira preso Coronella, ma Faraone fa un'altra gran parata, ma cosa ha fatto Lopresti, ma cosa ha fatto Faraone? Lopresti, Ciulla, vede la porta, calciala, Ciulla, trova un angolo che ha visto solo lui, Faraone qui un po' imperfetto e Ciulla lo punisce 4-2 per gli Atteggia. Chiarelli vince 1-2 rimbalzi. Chiarelli! Un altro super gol! Stavolta Chiarelli subito meno 1 per l'Atletico. Chiarelli fa tutto da solo ed è un gol da PlayStation. Santoro, Coronella, ripartenza 2 contro 2 che è partita adesso. Chiarelli in mezzo, Cimino para e poi ancora ripartenza. Con Lopresti tutto solo, con Faraone. Lopresti si gira bene, invece deve superare Rubino che è ritornato. Lopresti, con Faraone. Lopresti, Lopresti! Pepito! Lopresti di nuovo 2 sopra Atteggia. Coronella. Saieva prova a rubare, non ci riesce la Coronella, prova a verticalizzare, invece dribbla un altro, Coronella 3 contro 1, se vede Chiarelli, che sto fa Chiarelli, Cimino, ma non può nulla in pareggio, anzi no, 5-4, 5-4 il gol di Chiarelli. Coronella può calciare, Coronella lo vede Cimino, gli nego un gran gol, ma che parata Cimino, Chiarelli punta alla porta, Chiarelli può calciare, invece si supera, non supera, Ciulla, che praticamente per Lopresti, Lopresti tutto con Faraone, per chiuderla, Lopresti, ancora per Ciulla, lo serve, Ciulla calcia, Ciulla, e probabilmente la chiude, l'Atteggia Dortmund vanno di nuovo sul più 2, che combo però, Lopresti, Ciulla, e Nocera completamente dimenticato, assente ma assolutamente giustificato con questa cosa. Saccato, ancora avete tipo... non avevi concluso il discorso.
Coronella. Ancora per Santoro. Santoro calcia! Cimino! Sempre lui! Corner! Per Santoro può calciare, Santoro da centro, Santoro può calciare! Cimino! Addormenta lì! Ma Cupella addormenta tutta la partita! Gli atteggia, vincono la seconda partita consecutiva, stavolta con Giuseppe di Quadrinca. 6 punti, anche senza Nocera, Super Sport.